Eccoci qua. Ok. Perfetto, volume del microfono sistemato. Se c'è qualcuno in chat che può dirmi: "Oh, no, scusa il titolo, stasera siamo nemici", ma che c'entra? Ciao Aless, come stai? Aspetta, forse è un po' alto il microfono. Forse così? Ok. C'ho un po' la voce rauca oggi. E se mi fa accendere. Eccomi qua! Buonasera, buonasera. Allora, Alessio è uno dei tre che sono con noi oggi. Gli altri due non so chi siete, forse qualcuno del server, non lo so. Se non siete qualcuno del server e non appartenete già alla mia community, divertiti un sacco a Milano. Sì, ora vi racconto un po' di cose appena arrivano anche gli altri. Se non siete della mia community, benvenuti. Io sono Carlo, ho 22 anni, studio fisica e adoro giocare ai videogiochi, soprattutto sulla Switch che ho avuto per regalo di compleanno 2 anni fa. E niente, ragazzi, Animal Crossing tutta la vita. Ho comprato il DLC. Sono stata a Milano dal 4 al 7, quindi sono tornata domenica, ossia ieri, e ho un pochino giocato al DLC. Ho fatto tipo tre case in tutto. So che i ragazzi sul server sono arrivati anche quasi a 30, cioè io non so come cavolo facciano. Hanno giocato tutto il tempo, giustamente c'è stato il weekend. E va bene. Quindi io direi di partire subito oggi e di raggiungere la destinazione Isola de l'isola, l'arcipelago del paradiso, insomma, Paradise, l'arcipelago Paradise. Non dormono. Ma 30 case sono tante. Cioè, vabbè che io ci perdo un sacco di tempo a farne solo una. Però, insomma. Il bot ora li ha avvertiti tutti. Forse stanno mangiando, insomma, cose. È stato molto attivo il server in questi giorni perché hanno giocato tantissimo anche tra di loro utilizzando il mio server. Infatti, a quello serve, a farvi giocare. Quindi, se vi va. A chiunque guarderà questo video anche dopo, perché ho qualche visualizzazione anche quando finisco le live. Se volete, potete scrivere in qualsiasi momento punto esclamativo Discord e unirvi al server per giocare con noi ad Animal Crossing. E io, tra l'altro, oh, grazie! Io, tra l'altro, faccio anche un sacco di giveaway, giochini carini, insomma, sì, queste cose qua. Va bene, bando alle ciance, non perdiamo tempo, andiamo. Poi gli altri, quando arrivano, arrivano. Allora. Togliamo questo. Eccoci qua. Allora, io direi prima di tutto di svuotare le tasche e poi andare immediatamente all'arcipelago. Oh yeah. Un attimino. Ok. Allora. Allora, se devo dire una cosa che ho apprezzato, ecco, questi sono gli armadietti che si usano come depositi, io ci ho messo, li ho messi tipo cabine, capito? Va bene. Poso tutto. Ancora una cosa. Insomma, una cosa che apprezzo tantissimo di questo aggiornamento sono appunto gli armadietti. Perché non devo tornare fino a casa sempre per svuotarmi le tasche. La cosa più comoda del mondo. Aspetta, ma questa serenata io la devo aggiungere. Ecco Beeble! Ciao! Ciao Beeble, come stai? Ah, ok, perfetto, ce l'avevo già la canzone. E vabbè, è roba gratis. Tra l'altro, se arriva Christian, gli consegno anche il premio che ha vinto l'altra volta con il giveaway, che era tutto il set. Com'è che si chiama? Com'è che si chiama? Frutti dell'albero. Lo sgabuzzino spaziale. No, vabbè, sì, è fantastico. Comunque è bello che il gioco sia ancora supportato con aggiornamenti. Questo ha già hanno detto che è l'ultimo grande aggiornamento che faranno, quindi siamo tutti un po' sad. Ma dopo 3 anni finiscono definitivamente proprio gli aggiornamenti, quindi ce lo godremo ancora per un annetto e mezzo circa. Messa così sulla spiaggia. Ma infatti l'ho fatto apposta! Ve lo volevo far vedere in live! Oggi è un po' scialba la serata, e dove sono tutti? Per ora siete solo tu e Alessio.
Alberto finisce di vedere un film e arriva. Ah, ecco, Ile, ok, stanno arrivando un po' i ragazzi, perfetto. Sì, allora li ho messi proprio così per fare le cabine sulla spiaggia, cioè è esattamente per questo motivo che l'ho fatto. Ci ho tolto questo, insomma, c'era una cosa simile. E vabbè, ragazzi, sto amando l'aggiornamento anche perché, cioè, guardate, che bello, finalmente un ombrellone serio che non dobbiamo usare i parasole, non riesco a salire, vabbè, non fa niente. Va bene, allora, come avete visto, la fantastica barboncina. Valentino, wow, Vale, come stai? Insomma, la fantastica barboncina mi ha fatto questo taglio e io me lo sono tenuto perché non so se mi piace o meno, quindi me lo terrò. E direi, no, non è vero, non lo tengo, non lo tengo. Adesso lo cambio, va bene, lo cambierò al lavoro. Andiamo al lavoro! Andiamo al lavoro! Come stai, Vale? Tutto bene? Ragazzi, vi voglio far vedere cosa ho comprato a Milano, perché ho comprato solo cose nel quartiere orientale, quartiere cinese. Ho comprato solo cose lì. Tra poco inizio a giocare anche io, ma in live? Oppure giochi proprio, capì, così, insieme, mentre io streamo, giochi anche tu? Le mani fredde, sono freddo. Andiamo al lavoro. Ah. Sì, andiamo. Che devo portarmi? Cosa devo portarmi? Ragazzi, oddio, questo DLC è troppo bello. Troppo. Vi devo far vedere quello che ho preso a Milano, assolutamente. Aspettiamo un po' Dani, aspettiamo Sofi. Chissà dove stanno, ma non è che stanno, che sono occupati con qualche altra live. Non ci ho pensato. Magari io in genere inizio alle 10, quindi non mi stupisco. Sono tornata, stavo avendo problemi con la live. Vabbè. Spero non siano problemi legati a me. Ragazzi, comunque mi capitano solo brobri, cioè. Cioè. Va bene. Non so, non so. No, assolutamente. Cioè, ma dai, ma perché? E vabbè. Niente, ma sei in live? Ciao, ciao, Conch! Sì, sono in live! Dici che ti tradi... No, no, ma non è tradimento, ragazzi. Non è tradimento. A proposito, ma quanti pochi ho? Ah, io me lo prendo questo. E che scherziamo? Questo? No, non ce n'è abbastanza. Il cavallo è carino. Sì, è vero, è vero. Il cavallo è quello meno. Quello più decente. Comunque, con Coco ho avuto troppa fortuna. Infatti, cioè, io non lo so. Pochi pochi. Pochi pochi. Ragazzi, non è. Ho rinunciato tutto da capo? Ho perso tutti i backup. Oh no! Hai ricominciato da capo? Ma come? Mi dispiace! Vabbè, ora ti aiutiamo, dai. Ho già una marea di fossili, quindi. Ragazzi, cambio il taglio di capelli perché. Brothera? Brothera è carinissimo. Dai, deve venire gente perché io vi devo far vedere che cosa ho. Vi devo far vedere. Cioè, che cosa ho non sul gioco? Che cosa ho portato da Milano? Vi devo assolutamente far vedere. Oh god. Ah, questo mi aveva dato. L'altra volta mi ha fatto questo taglio, tipo sconvolta. No. No. Aspettate. Dov'è il mio taglio? Il mio taglio normale. Il mio taglio. Oh. Perfetto. Che c'è? Che c'è? Sì, io Vale e Bia siamo brodere. Carino, brodere. Ok, allora io direi di potermi mettere l'uniforme. Con lo stesso giorno ho avuto toppetta su EPM. No, cioè, io non lo so. Ma quelle sono a Maracas! Riuscite a sentire la musica del gioco, ragazzi? Sì? Ma che sono questi cosi tipo uncino che c'ho stasera? Perché c'ho freddo? Copertina, copertina time. Copertina scozzese time. Non vi siete accorte che c'ho qualcosa addosso? Anche se non si vede niente perché la luce più la telecamera. Insomma. Ah! Ok, scusatemi. Ah, che guarda, è arrivata anche Sofi! Ciao, Sofi!
Salve, va bene, io direi che siamo abbastanza, io vi voglio far vedere cosa ho preso a Milano, se magari non mi rispondano le cuffie, vi voglio far vedere cosa ho preso a Milano. Intanto parlo con Casimira. Lavoriamo. Oh, vi piace la mia uniforme? Non sono carina? Con quest'ananas in testa? Cioè, sono scema, pensavo di averti salutata. Di lucro e studio. Ah, ok. Va bene, va bene. Se hai bisogno di una mano, io ci sono. Che dice, che dice? Alberto, che dice? Ah, oh, niente. Ride per quello di Casa Pappagallo. Va bene. Ragazzi, guardate un po' che cosa ho preso. Allora, questa cosa che ho addosso, ok? È, non so se si vede, è un kimono cinese, di quelli che si chiudono così, solo che non lo chiudo adesso perché ci metto 30 anni a chiuderlo perché, ragazzi, credetemi, è proprio complicato chiudere queste cose. Infatti, mi sa che lo terrò chiuso. E insomma, è rosa con i fiorellini, tipo foglioline. Ragazzi, è troppo bello. E in estate starò solo con questo. Quindi, yes. Vabbè, insomma, adesso me lo tengo tipo come giacca, capito? Me lo tengo così. Va bene. Allora, ora passiamo alle cose serie. Il cibo. Allora, il cibo che ho comprato. Sono andata sempre a Chinatown, ovviamente. Facciamo dalla cosa più scema. Questo. Allora, oddio, che cute, lo so! Tra l'altro l'ho pagato 10 euro. E allora, in questo negozio ci stavano tutte cose. Aspettate un attimo, mi faccio più grande. Dicevo, in questo negozio ci stavano tutte cose costose. Insomma, ci stavano dei kimono pazzeschi, delle cose un po' esagerate, secondo me costavano anche 30 euro, 50 euro. Questo stava in un bidone perché era della scorsa stagione, perché mezze maniche penso sia estivo, e quindi l'ho trovato a 9,90 euro e l'ho preso. Io oggi ho speso tanti soldi in candele e incensi, fantastico. Poi al negozio della Bonomelli ho preso delle bustine di tè, perché lì praticamente ci sono, cioè non è tè, sono infusi e tisane. Lì praticamente ci sono un sacco di... Questi sono i cataloghi. Sì, i cataloghi. Comunque, ci sono un sacco di cose lì. Sui muri. Ci sono queste bustine. E per 10 euro puoi scegliere 12 bustine a tua scelta. E io ho preso dei gusti particolarissimi. Tipo ho preso cacao e menta. Ananas e pesca. Un altro cacao e menta. Alla nocciola. Mai assaggiato una tisana alla nocciola. Mai. Poi ho preso questo naso e gola per quando schiatto di allergia. Un'altra alla... Rooibos e vaniglia, che non so se mi piacerà. Mix cliccato, certo. Poi papaya e arancia. Secondo me sarà buonissimo. Poi c'è questo drenante. Così quando mi sento cicciona bevo questo e mi sento magrissima. Di nuovo nocciola. Cioè la nocciola. Questo rilassante quando voglio stare nel chill che qualcuno mi ha fatto arrabbiare. E un altro ananas e pesca, perché ne ho presi tre di ananas e pesca, perché ho assaggiato, ho fatto l'assaggino in negozio, si può fare l'assaggino. Ed era buonissimo, e quindi l'ho preso. E insomma, questa è la cosa più scema che ho preso. Poi. Allora, ho preso questi. Sì, è scritto in cinese, cinese e giapponese. Spero che storia non mi interroga domani perché sclero. No, dai, dai. Speriamo di no. Prego per te. Ragazzi, c'è scritto in cinese, coreano e giapponese. No, cinese e giapponese sta scritto. Non so perché anche giapponese. Siamo nel quartiere cinese. Questo però è un ideogramma giapponese. Vabbè. Se non l'avete capito, sono Oreo. E c'è scritto, sono originali Oreo. Così è come lo scrivono in... Al cioccolato però. Perché li ho presi al cioccolato? Allora, ci stavano anche gusti tipo uva. Ragazzi, in Oriente vanno matti per l'uva. Non lo so perché. Comunque c'è gusto uva, gusto pesca, c'era anche tè verde. Però lo volevo portare alle mie sorelle, visto che a le mie sorelle fa schifo, questi gusti fanno schifo, ho detto prendo quelli al cioccolato, perché comunque non si trovano in Italia, cioè qui dove vivo, insomma a Napoli. Comunque non si trovano e quindi li ho presi al cioccolato. Poi attenzione, ora si parte con le cose kawaii. Se qualcuno di voi segue gente kawaii che fa video tipo estetiche e queste cose, lo sa cosa sono questi? Ragazzi, allora, questi sono la versione dei Mikado alla fragola e sono ovviamente cinesissimi, cioè guardate. Tant'è che, visto che loro importano direttamente dalla Cina, ci hanno azzeccato sopra... Ecco, lo sapevo! Ci hanno azzeccato sopra un'altra etichetta.
E su questa etichetta ci sta scritto in italiano, però sotto è tutto in cinese. Vedete qua, non so se si legge. Vabbè, raga, non vedo l'ora di provarli. Mamma mia, però li devo provare con le mie sorelle, gliel'ho promesso. Anche se non gli piaceranno, quindi li mangerò tutti io. E poi la scatola la metterò sulla mia mensola kawaii. Già, sì. Poi, ultima cosa che nessuno riconoscerà. Questi, i pochi, anni fa andavano tantissimo, sì, infatti. Allora, ragazzi, queste sono in miniatura, sì, quelle vere sono più grandi, cioè non quelle vere, quelle per persone pro sono più grandi. Avete presente che vi ho messo sul server la foto di me mentre bevevo il bubble tea? Ecco, nel bubble tea ci sono le perle di tapioca. Queste sono perle di tapioca! Visto che non si trovano da nessuna parte, sono solo al quartiere cinese a Milano. Ho preso le perle di tapioca, così posso farmi bubble tea a casa e stavo pensando di farlo in live. La mensola Kawaii Tour, vi faccio una foto, ma è un po' in disordine. Però c'è tipo... Eh sì, facciamo una live di bubble tea fatta in casa! Non vedo l'ora! Ho preso quelle piccole perché, ragazzi, sono strane le perle di tapioca, sono tipo viscide. Allora, visto che me ne ha messe tantissime, a proposito vi faccio vedere il bicchiere, visto che me ne ha messe tantissime quello nel mio bubble tea, io tipo stavo lì che... Così. Allora ho detto andiamoci piano, iniziamo con le perle di tapioca piccole, questo è dove sono andata, si chiama Pukatè, e se passate a Milano, ragazzi, andate da Pukatè e prendetevi il bubble tea, perché è stato buono, è strano. Però, raga, è buono buono. Nella cannuccia vi salgono anche le perle di tapioca e quindi voi state tipo... ti bastano 40. Infatti, cioè, là me ne ha messe tantissime. Le perle di tapioca le facevo in casa. Ma com'è possibile? Non è una pianta. Vabbè, non ho capito niente nella vita. Comunque, ragazzi, io pensavo fossero tipo cinesi-giapponesi la tapioca in generale. Invece no, è taiwanese. Quindi il bubble tea è taiwanese. Questo non lo sapevo. Va bene, insomma, rimetto tutto dentro. Pochi! Non vedo l'ora, veramente. Spero non si siano scassati nell'aereo che ci stava la hostess. Che stavo seduta, raga. Ovviamente, ovviamente. Ah, mi sono dimenticata! Questa è l'ultima cosa che ho preso. Non si vede. Non si vede. Raga, è un campanellino con un gattino. È un campanellino portafortuna con un gattino sopra. Poi vi metto la foto sul server. E ne ho preso anche uno blu per Alberto, gliel'ho regalato. Meglio questa settimana, ci devo passare la settimana prossima. Ah, dice a Milano. Sì, devi andare da questo qui. Poi magari mi chiedi il nome sul server perché lì va buonissimi. E abita tipo due piani sotto la casa della sorella del. Sì, si fanno con l'amido di tapioca. Infatti, sì. Vabbè, voi probabilmente vivete in una città dove si vendono queste cose. Sì, no, ragazzi, il campanellino è bellissimo. Ma vi metto la foto sul server se volete vederlo bene. Aspettate un attimo. Vi faccio vedere, ve la metto nella chat generale. Così si vede meglio. Webcam. Che poi perché webcam se non è web? Ecco qua. Ve l'ho messo sul server. Comunque è un amore. E ho deciso che se mi scoccia, invece di romperlo, distruggerlo e togliere il campanellino da dentro, ci metterò giusto un po' di carta. Così, capito? Va bene, ora. Napoli è bella, ma queste cose in effetti non si trovano. Eh no. No, non ci stanno. Cioè, o meglio, c'è un negozio che probabilmente l'ASL dovrebbe chiudere giù alla stazione. Ma non ero sicura che vendessero le perle di tapioca, quindi ho deciso di comprarle direttamente a Milano e quindi le ho fatte così. La vita da ricchi in una villa opulenta, ma già l'ho fatta. Bagno più lussuoso e rilassante. Ma io già l'ho fatto il bagno, vorrei circondarmi del profumo degli alberi, questo sì. No, veramente, cioè, quel posto l'ASL davvero dovrebbe chiuderlo. Ma io sono troppo enorme, aspettate un attimo. Mo' mi faccio più piccolina. Che sta succedendo? No! Mi sono spostata! Ok. Imbarazzo time. Ok, boomer. Perfetto. Grazie, signore. Ora sì. Ah! Un po' più grande? Sì, ci siamo, ci siamo. Va bene. Sembra un po'... È carino però questo, no?
È la cosa che mi piace di più, poi vi faccio vedere meglio in una foto perché non si vede tanto bene, ha una fantasia, una... è carino. Dice in effetti non ti viene manco da entrarci. Eh sì, cioè nel senso non ci sono mai stata, però so che è così, insomma le vende le cose, però non so se si trovano cose così specifiche come le perle di tapioca, capito? Ragazzi, allora, cosa vuole lei? Un posto dove posso suonare la chitarra e canticchiare. Allenare, questa è rocchettarissima, quindi no. Allora, ragazzi, scegliamo tra lei e lei. Vai, scegliete voi. A Roma? Non ho mai cercato questi negozi, però penso... Sì, probabilmente sì. Cerca se c'è un quartiere cinese o una piccola, una strada al massimo, perché io sta roba l'ho trovata tutta nel quartiere cinese, ovviamente. Oltre che... Avete visto? Pavone? Ok. Dicevo oltre che avete visto, ho anche mangiato solo... Ok, vado dal pavone, va bene. Ho anche mangiato solo orientale, ragazzi. Cioè, per dire, abbiamo fatto... l'ultimo giorno, quando ce ne siamo partiti, ho mangiato udon, che sono buonissimi, con cose dentro, insomma, le classiche, no? Ovviamente il riso che ha preso Alberto... Il riso con la salsa al curry era squisito, più buono. Però questo. Ah, io devo fare una foto. Com'è la tua casa? Una chitarra per amica. Oh, che bello! Guardate dietro che c'è, penso, Eloisa che fa esercizio. Allora, io faccio il video. Ah! C'è Dani! Ciao amici delle case paradisiache felici. Dani, ti sei perso tutto lo showroom dei miei, delle cose che ho comprato a Milano. Proprio tutto, tutto. Allora, una chitarra per amica. Visto che non vuole cose esterne particolarmente pompose, io lo vorrei mettere proprio qui. Cioè, nella zona centrale dell'isola. Che ne pensate? Non si può fare. E tutte quelle casette a chi vanno? Scusatemi. Non si può fare. Vabbè. Va bene, non fa niente. Allora, quindi prendiamo una cosa più normale almeno. No, questo è un po' troppo. No. No. Eh sì, forse al centro. Raga, ma non riesco. Perché non le posso mettere qui al centro? Perché? Qui ci sta coso. Forse qua. Le altre casette sono edifici. Ah sì. Vabbè. Vabbè, no spoiler. Ah, di Roma al centro. Cosa unfollowi? Che devo rifare? Va bene, dai, dopo mentre si carica il gioco vi faccio rivedere qualcosina se vi va, va bene? Qui? Qui? Dove la metto? Raga, questa è la parte che odio di più, vi giuro, decidere dove mettere le cose. Le case, le cose. Mamma mia. Casa di Alberto mi uccide. Oggi il gatto mi ha dormito addosso tutto il giorno. Però era così calda. Forse la metto qui. Che ne dite? La metto qui? O qui? Forse. Anche se il giardino è troppo grande, che me ne faccio? Tannhäuser, eccolo qua. Buongiorno. Ecco qua, il cavallo con gli occhi che fanno. Ciao Tannhäuser, comunque Bartolo mi ha dato una ricetta per un biscotto con sopra la sua faccia. No, vabbè, adoro. Adoro. Come stai, Tannhäuser? Sei tornato a colpire? Dove ce lo metto? Qui? No, raga, mi dovete dare una mano. No, stavo dormendo. Mi dovete dare una mano, raga, decidete dove lo mettiamo. Allora, qua vorrei mettere qualcuno di Super Giappo, ovviamente. Lei vuole suonare solo la sua chitarra. La spiaggia? Forse la spiaggia? Tanno? ecco qua. La spiaggia dice che la sua stagione preferita è l'estate, è la stagione ideale.
Io la volevo mettere al centro. Io no, ecco qua. Allora, qua da proprio sul mare, non lo so, la vedo un po' sprecata. Bosco? Qui? Qui? Help, aiuto, dove la metto? Penso che il posto ideale sia questo, non c'è niente da fare, andiamo. Dai, la metto qui. Yes, se potessi occuparti di tutto te ne sarei grata. Bene, Giulia, abbiamo trovato il posto ideale per te, ma dovrai vederlo prima con i tuoi occhi. Per favore, accompagna Giulia sul posto. Oh, si chiama Giulia come mia sorella. Buona fortuna, yes. Allora, intanto vi faccio vedere. Devo scaldare la voce, è facile per voi giovanotti, noi anziani abbiamo un percorso più complicato. Dai, è carino il posto. Comunque, stavo dicendo, ho preso del tè a mia scelta, 10 euro, scegli 12 bustine a tuo piacere. Ho preso dei gusti particolari, tipo nocciola, queste cose qua. Poi ho preso gli Oreo al cioccolato, che non trovo. Eccoli. Oh, ma che bella questa casa vacanze, dal vivo è tutta un'altra cosa. Ba bla bla. Ok. Oreo al cioccolato, al quartiere cinese, ovviamente. Pochi! Quelli kawaii, sempre il quartiere cinese. Sono Mikado alla fragola. E ragazzi, sta per perle di tapioca per fare il bubble tea a casa e lo faremo in live insieme. Sì, e vai. Yeah. Sono sulle spine e voglio proprio vedere cosa farai, bla. Ah, poi ho preso questo, che è un kimono cinese, solo maglietta però, cioè nel senso è tipo una camicetta, però è kimono cinese, ok. Va bene, ragazzi, arrediamo questa casa con tutte le farfalle. Adesso vediamo la descrizione della casa che farà Carl. Dannoiser. Il mago delle descrizioni. Allora, ragazzi, io fuori farei una cosa un po' immersa nella natura. Li hai pagati con i pochi. Penso che ti bannerò a breve. No, non è vero, non ti banno. No, raga, io non banno quasi nessuno. Quasi, cioè, dovete proprio comportarvi male per essere bannati. Oh, ma che figo la custodia. No, vabbè. Allora, farei una cosa con degli alberi. Che ne pensate? Quando Carla vuole, no problem. Come volete, sì, magari. Ma vediamo, mentre costruisco anche. Ah, e poi l'ho detto, ho preso questo campanellino che trovate la foto sul server. Che è una cosa porta fortuna con il gattino. Non so perché sto avendo problemi con questa live di connessione. Per cui cerco di aggiustare e torno. Se gli altri vedono bene, allora è la connessione tua. Magari prova a staccare e riattaccare internet. Se banni chi dice freddure, posso essere una dei primi. Fighissimo. Allora, alberi. Ragazzi, ci vuole un bel bosco. Secondo me. Secondo me. Un bel bosco, che ne pensate? Raga, comunque volevo dire. Ah, arrivata Greti! Volevo dire una cosa, ma niente. Cosa volevi dire? Noi qui ascoltiamo tutti. Che volevi dire? Quanto è comoda questa cosa? No, ma io voglio fare tipo una cosa. No. Dai. Osceno? Un poco. Oh, cugina, è arrivata anche Vale. Raga, ma quanta gente stasera. Ciao. Vabbè, devo fare di nuovo lo showcase, showroom. Come si dice? Vabbè, insomma, ho preso delle cose a Milano. Cioè, ho preso solo cose al quartiere cinese. Solo lì, ragazzi. È una malattia. Mi fa ridere il fatto che tratto male. Mi fa ridere che. Ah, cioè, mi fa ridere. Vabbè, che tratto male Greti che risponde bene, come non detto. Via o ti va, non sei mod. Allora, la casa. Ma secondo voi si può girare, no? La mettiamo in un angolino. Ah, prima di tutto facciamo una casa che voglio fare tipo un cottage. Però estivo. Quindi credo che la cosa migliore da fare. Toto, sia questa. No, non è vero. No, una casa piccina. Una casa piccina picciò. Forse questa è proprio l'ideale. Che ne dite? O questa? No, questa forse no. No, forse no.
Si stanno salutando tutti? Scusa, Ciale, fammi fare un momento. Fammi fare un momento, cavaliere. Ma cosa? Che dice Tannhäuser? Che dice Tannhäuser? Fammi fare un momento, cavaliere. Ma ciao, super ragazze mitiche. Ah, ok, sta salutando. Va bene, vi state salutando tutti. Mi fa piacere. Va bene. Raga, allora, io penso di mettere proprio una cosa del genere, sapete? Perché voglio fare una cosa semplice, mi ispiro un po' alla casa a Roccaraso. Cavaliere, allora se ne è reso conto di non avermi calcolato prima. Ma si perdono un po' le cose, non penso sia colpa sua, dai. Allora, modifichiamo un po' il tetto, queste cose qui. Ci facciamo le tegole, che sono carine, però volevo sempre qualcosa tipo legno. Forse lascerò questo. Però vorrei cambiare qui, farlo con il legno. No, rosa no. Non ci sta molto bene. Forse proprio questa. La porticina. Tonda no. Manca a pagarlo. No, qua ci vuole la quadrata. Sì, Carla? Qua ci si saluta. Infatti. Oh! Anton Rau? Ciao, Anton Rau! Muffona, cosa c'è di bello in questo gioco? Cos'è Muffona? Ah, Mickey! Oh, raga, ma quanta gente! Wewe! Ma che è sta gente? Anche Bit! Grazie, Mickey! Già ti scherzo, si perde facilmente. Sera, è arrivata anche Raffi. Ciao, buonasera! Buonasera a tutti! E ho visto che c'è Pride. Ah, Pride c'è! Che bello, che figo! Ho visto che c'è qualche altro avviso, solo che mi si sta bloccando tutto! Ah no, è Mufuna? Mufuna? Raga, non ho capito che cosa significa. Va bene. Io so già che Carla fa milioni di pochi stanotte. No, raga, domani è università, non posso giocare. Unlucky. Che succede? Che succede? Lama Brutto si è abbonato con Prime Gaming. Oddio, grazie Lama Brutto, ma non ci conosciamo nemmeno. Che sta succedendo, ragazzi? Quanti bit? Che cosa sta succedendo? Andiamo a Berlino, Carla Beppe, un altro hype train. Ecco qua, mo mi bloccate di... Grazie mille, mo si blocca tutto. Va bene, Lama Brutto. Ho visto che ti sei appena abbonato, grazie. Cosa ti ha portato qui? Ragazzi, è partito l'hype train. Non mi vedete troppo sconvolta perché... Dove c'è il mirino? Dove si spara? Ah, ok. Dove è il mirino? Dove si spara come succedono gli altri? Allora, gli altri si uccidono nella vita reale per chi fa prima ad avere l'isola più bella. Quindi il gioco più realistico di questo non lo trovi? No, va bene. Qua... Vabbè, penso lo conosci Animal Crossing. È su. Se no, come facevi a trovarlo? Concio, non sei abbonata? Vabbè. Miki sta salutando tutti. Miki, come stai? Hai provato il DLC? Hai provato l'aggiornamento? Carla ora piena di soldi. Ragazzi, non avete idea di quanto ho speso a Milano. Uno per le cazzatelle che ho comprato. Due per il cibo. Cioè, l'all you can eat 30 euro. Ed è anche poco in generale. Vabbè. Però vabbè, comunque, si va. Quando si va fuori si fanno queste cose. Vabbè. Penso, cioè, in contanti penso mi siano rimasti una trentina d'euro, una cosa del genere. Non lo so, cercavo gente che gioca ad Animal Crossing. Ho trovato solo tedeschi. Quindi ho trovato te e mi sono abbonato. Grazie. Ah, stanno arrivando altre cose. Va bene, andiamo in Salento. Che cosa sta succedendo? Sento un accento campano. Ma Mufunna è una specie di intercalare tuo. Sì, è napoletanissimo, ragazzi. Napoli, Napoli. 30 che? Qua costa tipo 20. Esattamente, già. È proprio così. Non ho capito chi ha detto che Conch non è abbonata. E ovviamente ha regalato l'abbonamento a Conch. Va bene. Miki intanto sta salutando tutti. Io mi sono bloccata, dovrei andare avanti, scusatemi. Cioè, oggi abbiamo parlato solo di Milano e di questi hype train a caso che non condivido, tra l'altro. Va bene. Ma che devo fare io? Cosa devo fare? Non lo so. Ma che figo, si possono mettere anche proprio qui. Allora lo farò. No. Voci del corridoio, 15 spettatori, infatti grazie a tutti, anche se io non ne vedo 15, ne vedo 11, ma vabbè. E ovviamente ormai sono una ragazza... sono una ragazza scontata? Ma come non condividi, ma Carla? No, è perché fate questo, ragazzi? Come si attivano le abilità speciali? Quali sono i tasti per combattere? Puoi prendere a retinate gli altri.
Questo è un modo per combattere. Comunque, rispondendo a chi mi ha detto appunto che è qui perché mi ha visto giocare ad Animal Crossing, c'è altra gente che gioca ad Animal Crossing. Ha riscattato Baby e vai, grazie. C'è altra. No, no, è mezzo vuoto, vabbè. Ora è vuoto. Dicevo, c'è un po' di gente che gioca ad Animal Crossing. Io sono abbastanza costante perché è ritornato. Non è mai mancato, insomma. È ritornato ad essere il gioco principale che facciamo, soprattutto dopo l'aggiornamento, perché lo sappiamo, si torna sempre dove si è stati bene. Ma qua si poteva. Sì, si poteva fare una cosa del genere. Sì. Buonasera, Miki, come stai? Dici tutto, cosa ne pensi del DLC? Dici tutto, vai. Ragazzi, se è l'88% di Hype Train livello 1, io non ce la faccio. Dobbiamo sbloccare altri emoticon di cani? Altro? Altri cagnolini pucciosi e carini? Darnoiser, posso farlo? Secondo te riesco a fare un po' come il poeta stasera ed impararlo domani visto che ho un'interrogazione? Forse sì, forse ce la fai, dai. Forse ce la fai. Dipende quanto è lungo il PowerPoint e dipende che lezione è. Però io credo in tutto, ragazzi. Se sono riuscito a preparare analisi 1 l'orale in 5 giorni, voi potete fare quello che potete. Potete fare tutto, tutto quello che volete. Girasole Cavaliere non lo faccio, non saprei come sdebitarmi. Hai tutte le possibilità, tranquilla. Ed ecco qua 100 bit di Conch. Grazie. Grazie, Conch. Comunque voi siete pazzi, cioè, voi non state bene. E lo sapevo. Amici, ed ecco l'hype train, ragazzi. Un altro emoticon di un cane. Vediamo com'è l'emoticon del cane di questa volta che abbiamo sbloccato. Com'è? Com'è? Hype! Woo! Il gattino con gli occhiali. Grande Dani ha regalato una sub a Colmi Miki. Dani? Che c'entra Dani? È fighissimo il DLC, è figo tutto. Sì, infatti. E lo sai che il DLC, tra l'altro, cioè esisteva già il gioco, ma forse ne abbiamo parlato insieme proprio in una di queste live. Forse me l'avete insegnato voi? Che esisteva. Ah, faccio ragazza, ecco qua. Che esisteva appunto il Happy Home Design, tipo, dove si faceva solo questo. Questa è una specie di evoluzione di Happy Home Design che noi amiamo, amiamo tantissimo, vero ragazzi? Perché io tipo lo sto amando alla follia. Allora, no, forse questo alberello qua non ci sta bene. Volevo fare tipo una radura, capito? Una cosa del genere. Io ad Animal Crossing ci sto giocando spesso ultimamente perché sono al giorno in cui mi si è aperta la scorciatoia delle sorelle a golfino minori di stellina. Top! Bravo! L'ho messo a pagamento per un motivo, ragazzi, perché voi lo spammate tantissimo. Grazie Dani, è generoso, ha regalato la sub a Colmi Miki. Grazie a Dani, ok. Sai che con i cioccolatini che vedono nell'ufficio, se li dai ai tuoi abitanti, ti raggiungono su Happy Home? Sì! L'ho fatto con Capraldo! Gli offrirò una birrozza, che carino! Anche se ora mi sto concentrando più sull'isola che butto giù, quindi ho fatto solo tre case. E vabbè, vabbè. Aspettate, ragazzi, vorrei ampliare un pochino. Voglio vedere se riesco a mettervi. A mettere la chat. Ok, forse leggo un po' di più la chat adesso. Scusate, io vengo dalla madrepatria russa. Ecco, sono aperte le donazioni, ma non c'è nessun tasto per donare. Non so se hai notato. No, raga, donazioni nel senso. Cioè, il tasto per. No, no, non so aggiungere un tasto per donare. Io penso, ci pensavo che le donazioni fossero i bit. E aperte si intende che sono affiliata. Poi non ho. Vedrò qualche tutorial perché l'ho capito da poco questo fatto. Devo ancora fare. Fai lo zaino, Dani. Tanno si è regalato un'altra cosa a Dani, va bene. Grazie, Tanno. Azza, arrivano i soldi. No, vabbè, dai, no, ragazzi. Vabbè, come sempre, devo dirlo da. Insomma, già lo sapete, che i soldini che guadagno su Twitch restano su Twitch, tra virgolette, perché? Perché devo comprare un computer. Chi mi segue da tanto tempo ha anche vissuto le volte in cui il mio computer durante le live si è spento. In estate soprattutto non ce la fa. Ma che fa più fresco? No, però quello si surriscalda. Tant'è che ho comprato un cavalletto, vabbè, ho fatto cose. E quindi quello succede. Devo fare le slime, mi fate intrattenere nella chat. Non ti distrarre. Wewe. Allora, io devo fa sta radura, mannaggia a voi. Ah. Io c'ero, infatti Greti c'era, lo sa, che
I soldini che guadagno su Tizio se li intasca per andare in vacanza questo Natale all'Hawaii. Se quelli che mi intasco su Twitch servissero per andare alle Hawaii, ma... No, ragazzi, non penso che andrò in vacanza a Natale, tra virgolette, cioè... In vacanza ci vado a Roccaraso qua a fianco, ma solo perché ci sta Alberto che c'ha la casetta, e non è che spendo troppo. Che poi costa tutto troppo la Roccaraso, cioè il supermercato, ma stanno pazzi. Minchia, d'estate si scioglieva quel PC. Pikachu perché sì, adoro, adoro questa, è bellissima. Io devo fare un elaborato e sono distratta. Bene. Sento PC, quant'anni ha passato? Santo PC, è già tanto che non si è esploso. Sì, ragazzi, veramente, mo c'ho installato un simulatore di elettronica perché in laboratorio non si riesce a fare niente, perché il professore ci ha messo delle esperienze di 6 ore quando noi ne abbiamo 3, quindi vabbè, tragedia. E quindi deve mantenere anche un simulatore di elettronica. Cioè, questo computer io non lo so come fa a stare ancora in piedi, veramente. Non ne ho idea. Non so cosa sto facendo. Sto provando a fare qualcosa. Ah, c'ho una mezza idea. Tanno, riscrivi il messaggio. Sì, infatti, mi sa che me lo sono perso. Perché siete tanti, ragazzi. Io poi vi voglio leggere tutti. Penso che presto inizierò a fare just chatting. Oh, raga, se che ci posso fare quando esco la sera? Spendo di più. Io cerco di riconoscere il valore delle cose. E fare content a tirare acqua ai miei mulini, sono pur sempre il cavaliere, sono ricco, che ci posso fare? Perché non avete fatto la ricerca? C'era l'hype train da Carla. Ah, perché non avete fatto la ricerca? C'era l'hype train da Carla. Ragazzi, un altro hype train. Ah no, ok, l'hype train è stato un successo. Che abbiamo avuto? Ma non è un cane questa. Non è un cane. Che cos'è? Ciuff ciuff, happy love 1. Cos'è? 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 Fatemi vedere. Ma è tipo... È un lupo con un cuore! Ma è bellissimo! Oddio! Raga, scrivete il messaggio che era riferito da me. Eh sì, riscrivete, raga. E c'è anche uno Squirtle! Ma stanno arrivando le emoticon, cioè... Quando si sblocca Happy Home Design? Allora, quando si sblocca Happy Home Design è un DLC a pagamento, costa 25 € e lo puoi trovare scaricabile dal Nintendo eShop. Però ci sono anche delle offertine se giri sul web, vedi un po', ovviamente su siti che insomma non ti fanno il pacco. Perché tipo Animal Crossing Life segnalò che stava a 21 € su un sito, io già l'avevo acquistato, vabbè, non fa niente. E purtroppo è un DLC solo a pagamento, questo qui. Mentre l'aggiornamento enorme di 3 GB lo ha fatto, l'abbiamo sentito perché è stato 10 minuti a fare questa cosa. E questo. Raga, questo lupetto è troppo bello. Sono contenta di questa cosa perché è veramente carino. Scusate, dov'è? Ah, dicevo io, mica non c'era. Gazebone. Ci deve stare per forza. Però forza senza il pavimento sotto. Vorrei mettere una zona dove si mangia, capito? Oh, che carino Lucario. Io Squirtle non ce l'ho becca di sto Lucario. Carino Lucario. Ok, allora adesso concentriamoci. Mannaggia. Ragazzi, comunque, a parte gli scherzi, grazie mille per queste donazioni che fate. Che io le chiamo donazioni, ma devo vedere se esiste in realtà, devo vedere se riesco a inserire questo pulsante per le donazioni, anche se, cioè, non mi era mai capitato che qualcuno me lo chiedesse e non pensavo capitasse, quindi non me ne sono troppo concentrata, insomma. Cioè, per me donazioni sono i bit, insomma. E quindi niente, vi volevo ringraziare perché sarà grazie a voi che potrò prendermi un computer così, perché io poi da sola non ci riuscirei mai a raggiungere la cifra. I miei genitori non me lo comprerebbero mai, ci cioè hanno detto no, vabbè, 300 € sì, ma con 300 € non ci streammi, eh? Quindi volevo un computer portatile che però avesse un processore buono, anche un SSD, insomma, un computer bello che posso usare tanto per le live quanto per l'università. E io ringrazio tutti voi perché... Probabilmente sarà in maggior parte grazie a voi per insomma, se riuscirò. Già un'ottantina di euro sono arrivati a luglio. Ora bevo. Un'ottantina di euro sono arrivati a luglio. Che
Che schifo, sempre fisso tutta la vita. Lo so, però il fisso non lo puoi portare all'università, capito? A me serve all'università perché mi serve il laboratorio, mi serve i laboratori di informatica, quindi devo per forza prendermelo portatile. Poi quando avrò una casa mia, un lavoro, mi farò anche il fisso e lì sarà un altro paio di maniche. Il fisso conviene, anche io consiglierei il fisso a tutti perché là puoi cambiarci i pezzi, puoi, insomma, puoi fare tutto quello che vuoi. Raga, l'acqua è finita. Vabbè. Perché devi streamare? Non ci puoi abbandonare. Sì, ma infatti, ragazzi, io penso che streamerò. Cioè, anche quando andrò in Erasmus, no? Io vorrei andare in Erasmus. Se vinco l'Erasmus, io continuerò a streamare. Magari non Animal Crossing se non riesco, se non ho lo spazio, se sto con un coinquilino. Ma insomma, continuerò a fare live, magari di just chatting. Quante case ho costruito? Cristiano, tu sei il dio di questo gioco. Io ho costruito tre case, questa è la quarta e la sto facendo in live con voi, però ovviamente è sempre una live di chiacchiere la mia insieme a voi. Lo sapete, Animal Crossing è chiacchiere, non lo scrivo più, ma ormai è questo. Non si gioca solo ad Animal Crossing su questo canale. Comunque, cambierò format magari nel futuro, però non penso di smettere di streamare perché mi piace molto. Ed è conciliabile perché uno lo fa la sera. Io streamo MySpace e Netlog. Ma ho poco seguito. Davvero? Seriously? 520.000 pochi? Mamma mia. Io non lo so come fate, ragazzi. Allora, io volevo mettere. C'è una sediolina da mettere nel giardino, una cosa del genere? No, però potrei mettere una zona dove ci si siede e si suona la chitarra, magari su dei cuscini. Esatto, eccoli i cuscini. Una cosa del genere. Magari questo ce lo mettiamo. No, forse un pochino troppo. Cioè, lo vorrei più naturale. No, I don't stream. E allora non streami. Tannhäuser, tu mi confondi sempre. Non lo so, mi confondi, mi confondi. Perché mi dovete confondere, ragazzi? Io non sono così, così. Stavo già preparando il tasto per abbonati e nulla. Che dice? Evidenzia il messaggio. Come faccio ad arredare gli esterni così? Scusa l'ignoranza, sono indietro. Non ti preoccupare. Allora, questo tipo di arredamento di esterni purtroppo non lo puoi fare sulla tua isola normale. È una cosa che puoi fare solo nel DLC, perché Happy Home Paradise ha come obiettivo proprio quello di fare questo, ossia di arredare delle case vacanze, sia interni che esterni. Per gli abitanti che trovi che vogliono avere una casa vacanze su quest'arcipelago, ok? Sono tante isolette piccoline. E quindi per alleggerirti il lavoro, per fare in maniera più rapida, ti permettono di fare questa cosa. Però purtroppo si può fare solo sull'arcipelago, non si può fare sulla tua isola. La chat è perfetta, cosa? Ce le avevo anche Netlog e MySpace. It's blocco. Ah, ti sblocco un ricordo. Hashtag ti sblocco un ricordo. No, vabbè, io mi sento un po' ignorante perché non ho capito. Miki e Tannhäuser si stanno capendo da soli. Sono contenta così, va bene, accetto la mia ignoranza e vado avanti. Non c'è un fuocherello che posso mettere al centro, no? Sapete, no, il fuoco, la candela. No, non ci posso mettere la candela. Non ci posso mai mettere la candela. Non c'è proprio un fuocherello. Non me lo vogliono dare il fuocherello. È unlucky, no? Non me lo vogliono dare. Vabbè. Ah, ok, grazie. Prego, non c'è problema. Con questi cuscini messi così sembra un incontro tra colis. Hai ragione. Hai ragione. No, li devo mettere un po' più stortarelli. Volevo iniziare da questo. Però, insomma, vorrei. Beh, farli un po' diversi. Pesci, gru e giustamente. No, i motivi. Deve essere la cosa più naturale del mondo. Quindi cuscini brutti a tovaglia e si va a comandare. Perfetti. Vedi così? Carlo, evidentemente sei troppo. Sciovana? Cosa? Che significa? Ah, ci sei un po' ciovana! Ho capito, ciovana. Ho capito. Ragazzi, oggi facevo un'osservazione sulla. Come si chiama? La schwa. Schwa. Ok, la schwa. Ciao, Valerie! Perché abbiamo sentito io e Alberto,
Abbiamo sentito Alberto, l'ho detto molto alla nord, il cavaliere Dio capiamo al volo, come ha detto Concio, sei più giovane di noi. Eh sì, ragazzi. Non me ne vergogno, un giorno sarò io quella che dirà capisco perché sei tu quello giovane, magari ha un giovane futuro, non lo so. E, che volevo dire? Ah sì, parlavamo della Schwa, ok? Voi sapete il tema della Schwa per il fatto del genere. Quando metterai il logo degli abbonati? Ottima domanda. Ho scoperto che il DLC costa 25 € e non posso prenderlo. Lo so, costa tanto, ve l'ho detto. Secondo me è un po' troppo, però vabbè, è la Nintendo. Magari te lo fai regalare a Natale. Che ne pensi? Una bella ricarica sul Nintendo a Natale. Top. Siamo contenti con te? Nessuno prende in giro nessuno. Sì, lo so. Il senso è che ormai per alcune del Kumpo ormai si gioca sempre in positivo. Sì. No, non vi preoccupate, ragazzi. Io non me la prendo quasi mai per nulla. Cioè, veramente. Non sono permalosa. Non per queste cose, insomma, capito? Potete giocare tutto il tempo che volete con me. Comunque, che stavo dicendo? Che non trovo il fuocherello e questa cosa mi rende molto triste. E non so come posso fare. Là in mezzo volevo metterci un fuoco. Sono molto triste adesso. Estremamente. E vabbè, ci penso poi. Però mettiamo qualche strumento. Potremmo mettere qualche strumento. Ecco, così. Così che tipo ognuno prenda il suo strumento, iniziamo a cantare. Una cosa del genere. Che stavo dicendo? Ah sì, che parlavamo della Shva, ok. Sapete, è al contrario, tipo. E abbiamo visto un video dove cercavamo, insomma, volevamo capire come si pronuncia questa Shva. E si pronuncia ok? Tipo, come quando ti senti male. Così. Sono pronto. Ah no. Ok, quindi è la Shva si dice così. Ok. Per Natale volevo prendere il pad della PS4 e gli accessori per la mia batteria. Che figo! Bravo. Trova uno zio che dici, ciao zio, lo sai che sono tuo nipote, mi regali questa cosa. Sarebbe bellissimo. Ora ci metto anche questa, dai. Ah, ma è... Ah, è unlucky. Comunque, vedi se c'è qualcuno che magari non sa cosa regalarti, glielo dici con questa cosa qui. Capì? Scialla, sciallissimo. Comunque, che stavo dicendo? Lo stavo dicendo della Schwa, quindi si pronuncia così. Va bene? E allora ho pensato. Abbiamo provato a parlare così, tipo. Ciao a tutto, una cosa del genere. Allora ho detto. La battuta del secolo, ho detto: devi fare cannavacciuolo. Presente come fa? Prendetela alla costa? Allagate a fette, eh? Ok, quindi. Tipo. Mo' ci vuole. Devi parlare alla cannavacciuolo, quindi così. Avete presente, no? Che tipo, non lo so. Ehi, ragazza, vieni qua. Ragazza. Sì. Non ragazzo, non ragazza, ragazzo. Va bene, no. È una cosa che ha fatto ridere un sacco me. Non so se è divertente raccontata, forse no. Però andiamo avanti, dai. Cioè, oggi sono tuo nipote. Di quinto grado? Non è che mi regali 25 € esatto. Non ho presente come parla Cannavacciuolo. Hai presente lo chef Cannavacciuolo? Come? Adesso mi viene in mente LOL. Vattela a cercare, vatti a cercare. Gennaro, se non sbaglio, si chiama una cosa così. Vatti a cercare Cannavacciuolo. È uno chef. Famoso pure, ha fatto Masterchef. Ed è napoletanissimo lui. Vabbè, comunque simpatica questa cosa. Andiamo avanti. Allora, quali sono quelli che si abbinano di più? Estate, quindi io direi non azalee, ma ibischi. Se. E questi che c'entrano? Ragazzo, vieni qua. Ragazzo, vieni qua. Esattamente. Vabbè, niente, questa era un'osservazione stupida che abbiamo fatto. E volevo condividerla. Tra l'altro, lui ha anche commentato sotto il video di questo coso dicendo: devi fare cannavacciuolo, rubandomelo e non mettendomi neanche la C di copyright. Non mi ha neanche nominata. Vabbè. Ah, e ho perso anche tutte le amicizie nella lista degli amici della Switch. Ma che palle! Ma come mai? Che è successo? Si è rotta la Switch? L'hai persa? Che è successo? Che è successo a quella povera Switch? Poi
Panno carta è una delle voci che faccio. Ah sì? Faceva tipo cucine da incubo e tirava le pacche. Bravo, tirava le pacche sulle spalle. Ovviamente, ragazzi, questo non è per sfottere la comunità LGBT, raga, cioè si scherza. Si scherza su una cosa stupida. Poi ci sta, insomma, che uno lo vuole usare perché uno non vuole assumere il gender. È una cosa intelligente, insomma. Fammi la signora di Torino, un sesimo, sette, otto, e con tutte le bambe. Sana scuola, mai bambe. Vedo che anche voi siete pratici di questa cosa. Comunque, niente, questo è per fare l'osservazione che la schwa, sembra un po' come parla Cannavacciuolo. E questo è quello che ho da dire. Fine. E butta il microfono. Blah, blah. Ok, no. Va bene. Voglio fare un bel giardino bellissimo. Mo' ci metto anche una bella chitarra, che ne pensate? Comunque non so se cosa ne pensate voi di questo fatto della lingua. Se ne sta parlando un po', insomma, perché voi sapete, c'è la torna annunziata, roba mia. Sono dell'altra torre. Dicevo, che ne pensate voi di questo fatto? Penso che questo gioco sia unto. Unto? No, le chitarre no. Ma lo voleva la chitarra, la voleva. E poi parli proprio tu. La voleva la chitarra, cioè, quello mi ha chiesto questo. Devo per forza. Una bella chitarra qui. Vedi com'è felice se le metto la chitarra? È felicissima. Comunque, ragazzi, voi che cosa ne pensate di questo fatto di cambiare la lingua? Cioè, sapete, la schwa esiste già da vario tempo. È una lettera forse più di pronuncia, però insomma esiste già da un sacco di tempo. In diverse lingue, e adesso si sta pensando, cioè alcuni dicono, poi parli proprio tu, vedi che ti voglio un pochino bene. Comunque, visto che il fatto di assumere il gender, no, del maschile, il femminile, gli asterischi, mo si è passata alla schwa. Alcuni dicono che è una cosa, sarebbe una cosa che risolverebbe la situazione. Vabbè. Non so voi cosa ne pensate. Si sta dibattendo su questo, ma questo non è un canale Just Chatting, quindi se ne vogliamo parlare, se no. Prego, ragazzi. Fontanella. Sempre bella. Ma sì, dai, sta venendo carino. Mi piace. Mi piace, mi piace, mi gusta. Questi vasi. Ma perché le tombe? Cioè, ma veramente? Perché la cassa di legno? Mi piace questa cassa di legno, ma è inutile. Non serve a niente questa cassa di legno. La bici! Wow, raga, le biciclette. Sì, per forza. Per forza. Quindi parliamo di questo gioco che sgretola. Esatto. Un mio amico vicino a casa è venuto sulla mia isola e ha cominciato a piazzare robe a caso. Così tanto per rovinarmi l'isola. Ho spento la Switch, ho preso la bici. E sono andato a casa sua per minacciarlo. Cosa? Se volete il mio codice amico, mi faccio un attimo la foto. Così poi. Ecco qua. Evidentemente c'è qualcuno che vorrà una tomba in casa. Boh, vabbè. Quelli super gotici. Comunque, che volevo dire? Allora, ho capito, Lama. Comunque, non ti preoccupare. Semmai tu sei alle prime armi. Non ti preoccupare, non può succedere questa cosa. Quindi, anche se ci sono incubi da questo punto di vista. Non può succedere perché non possono mettere cose a caso sulla tua isola. Cioè, le possono buttare a terra, ma tu le puoi raccogliere, tranquillo proprio. Se ne può parlare, ma ovviamente è un tema molto complesso. Diciamo bene, meglio che non ci sia. Meglio che non, e non sono queste le cose che risolvono le cose. Quindi andiamo a Berlino Beppe e poi viva il Cili. Sì, ragazzi, esatto, viva il Cili. Comunque, niente, c'è gente che la pensa così. Poi, vabbè, se ne sta dibattendo tanto di questi tempi. Sono discorsi interessanti di quest'epoca. Se ne parlerà nei libri di storia. Si possono schiacciare le farfalle? No! No, non si può fare! Schiacciare! Oddio! No, non si possono schiacciare le farfalle. Forse due sono meglio, sì. Schiacciare no, ma catturare sì. Quindi, se vuoi catturare le farfalle, puoi farlo.
Non schiacciare le farfalle. Allora, ragazzi, io non so dove posizionare questa bici. Forse qua vicino l'albero. Ma sì, ma ce ne mettiamo una sola. Perché più di una? Dannoser sempre il chili. Ma voi scherzate, il chili. Il chili. La puoi far annegare? Anto! Help! Forse lui è uno di quelli che mette le bare sulla sua isola. Le tombe. No, non le puoi far annegare purtroppo. E neanche cucinare. I pesci sì, però. I pesci sì. Le farfalle no, te le devi tenere così. Le doni al museo, a fine. Finito. Va bene. Un po' di paletti perché ci sta. Deve essere un po' cottagecore. E io sto tutta storta. Chili come forma di arroganza. Va bene. Quindi non è un gioco animalista. No, è. Allora, è complessa la cosa. Perché ci sono gli animali che popolano il gioco. No, non è un gioco vegano. No, purtroppo no. E se sei vegano non puoi neanche completarlo, diciamo 100%. Vabbè, devo andare, domani ci sei in live perché gioco 10 minuti e vado a dormire che domani ho l'interrogazione di storia. Lama, in bocca al lupo! Stai parlando con una secchiona. Domani non sono in live, probabilmente mercoledì. Va bene? Io sulla mia isola ce li ho le tombe e ho seppellito tutti. L'ultimo che ho ucciso è Tom Nook. Anto, grazie per il follow! Lama brutto, ti aspetto in live tutte le volte che vuoi. Comunque, se vi va, ragazzi, fate punto esclamativo Discord, vi potete unire al server. Potete anche mettere, disattivare le notifiche e attivare solo le notifiche con menzione. Perché io, nel caso vado in live, vi menziono tutti, così tutti sapete che sto andando in live. Ve lo dico perché Twitch. Vi manda le notifiche i primi tempi, poi smette di inviarvi le notifiche, quindi potreste perdermi, potreste non sapere che sono in live, quindi ho creato appunto questo server. Ma in generale il server serve per tenere unita la community, giochiamo anche insieme, facciamo delle cose esclusive sul server tipo giveaway e cose del genere, quindi se volete unitevi, va bene? E là vi avverto quando vado in live, ovviamente. Grazie mille, grazie Lama. E per tenere insieme la community, non spammiamo tanto, diciamo. Se vi danno fastidio le notifiche, basta che mettete solo con menzione, ok? Io se ho qualcosa di importante da dirvi, vi taggo, quindi non vi preoccupate. Va bene? Va bene, allora, qua continuiamo un po' il nostro arredamento. Allora, sto vedendo un po' di mettere qualcosa. Potrei mettere un barbecue, solo che qua ci sono solo i barbecue. Quello enorme, ma io non volevo fare una cosa troppo gigante, capito? Non mi andava. Ah, un po' di. Nel mio gioco è tutto vegano. I pesci che si pescano sono finti. Ecco, questo è un buon modo di ragionare. È tutto. È un videogioco. Ma via! Non lo sapevi che Bibole è vegana? Benvenuto nel server, benvenuti ragazzi. Ah, seguite quello che c'è scritto nella guida, perché se voi mi dite a cosa giocate, io a volte taggo tipo chiocciola Animal Crossers e taggo tutti voi se ci sono novità su Animal Crossing. Se giocate a Sky, taggo quelli di Sky, capito? Insomma, mo stiamo facendo molto Animal Crossing. Probabilmente Zelda verrà eliminato a breve. Patti, cosa? Però c'è una che vuole fare grigliate. Ah, sì? Fighissimo. No, vabbè, ma dicevo questo, capito? Cioè, lei. Questo stile, come me lo sono immaginato. Non vedo l'ora di comprarlo. Uff, prima sistemo la mia isola. Se lo compro un abbandono non lo faccio più. Sì, hai ragione, però. Ora ti dirò una cosa che ti destabilizzerà. Con questo gioco si ottengono cose che puoi mettere anche sulla tua isola. Quindi in realtà poi la smonterai e rimodificherai le cose. Quindi. Certo che lo so, ma è importante scherzare con tutti. Certo, è certo. Ma questa è la cosa bella di questo canale, ragazzi. Allora, che stavamo dicendo? Ci mettiamo i tronchi o ci mettiamo i tronchi? Vabbè, no. I tronchi o i tronchi? I ceppi. I ceppi. Ma giusto per entrare. Mannaggia la miseria, devo spostare questo. Ah. Molto cute. Sì, adorabile. Davvero adorabile. Mettiamoci Kinder Bueno. Cosa? Una mucca vuole la casa a tema grigliate. Bellissimo. Carla, non mi tentare.
Scusa Vale, però io te lo devo dire perché sono onesta. Mettiamoci Kinder Bueno, non i trovo. Oddio, Anto, aiuto. Ragazzi, oggi è la fiera delle battute esilaranti, davvero. Proprio state carichissimi. Mamma mia. Comunque mi fa piacere che venite a scrivere nella chat. Mi piace questa cosa, che siete partecipativi, si può dire italiano? It's Italian. Però qua sempre due. Non va bene. Così? Fa un po' schifo. Addio. Non ce l'ho dei sassi, delle vetrine, tipo qualcosa, no? Not really. Partecipi. Partecipi? Ok. Not really, appunto. Si vuole autogrigliare, infatti lo dà. Oh no, Dio! Stranamente mi sta intrattenendo. Possiede la simpatia. È la forza. Che partecipate, penso. Ok. Non accade spesso. Ah, mi fa piacere, ragazzi. Questo è il miglior complimento che potevate farmi. Thank you very much. No, sì, qua, insomma, io parlo assai. Io parlo proprio assai, ragazzi. Cioè, io gioco a un gioco. Soprattutto Animal Crossing, non mi capita mai di parlare così tanto come con Animal Crossing, vi giuro. Sa il condizionale? Ah, ok. Ah, partecipi, hai ragione, mannaggia, mi ero completamente dimenticata come si dice. No, ragazzi, non è vero, io non so l'italiano. No, non è vero, lo so l'italiano, giuro. Andavo bene a scuola. Sa il condizionale che basta, voglio morire. Ma Dani? Boh. Forse Dani sta giocando pure lui, quindi ci tiene un po' di sottofondo. Dani, manchi. Manchi a qualcuno, Dani. Dani è uno proprio dei capostipiti di questo canale. Wow, io c'avevo questi e me li sono dimenticati, ma davvero? Aspettate, non le conchiglie. Questi, cioè, io non lo so. Io c'avevo sti cosini carini. Dai, sono carini. Sono carini. No. Sentite, io li lascio perché secondo me sono carini. Vabbè, è comprensibile, sei pur sempre napoletana. Giusto non saper bene l'italiano. Oh! Questo non si doveva dire. Però sappiamo, apprezziamo il black humor. No, ragazzi, allora, se mi devo vantare, allora mi vanto. Ho vinto diversi concorsi letterari, quindi... Una volta il liceo, che non vi dico quale liceo per la privacy del liceo, mi ha sganciato 200 euro. Perché ho vinto un concorso letterario. Già. Chat riflette. Questa è la versione colta di quello che potrebbe succedere tra qualche anno. La vostra generazione, ma non demente. Ok. Semplicemente intelligente. No, scusate, volevo dire culo. Badile. Cos'è badile? Ok, questa parola non la conosco. Dani si è automutato, visto che non sta avendo più questa soddisfazione. Ma come? Ah, faccio. Ah, ma dici per. Io sono originaria di Caserta, anch'io sottosviluppato. Allora, ragazzi, io adoro lo humor di Anto. Adoro lo humor di Anto. Non prendete a male le cose che dice perché sono certa che stia scherzando, di certo. Secondo me sì, secondo me si è capito. Ok. Comunque, vabbè, ragazzi, questa è. No, ma tra l'altro, ecco, mo vi racconto un'altra storiella di quando stavo al liceo. Il mio primo concorso letterario in cui non ho avuto un premio perché in realtà non avrei potuto partecipare perché era organizzato da Rotary. Vabbè, insomma, mio padre è rotariano e quindi i figli di rotariani non potevano partecipare, però ho partecipato lo stesso. Io scherzando, ma anche noi siamo discendenti più vicini alle scimmie rimaste in Italia. Ma infatti vedi come sono pelosa, cioè c'ho la barba, capito? Guarda le mie dita lunghissime, come le scimmie. Vabbè, comunque ragazzi, e praticamente partecipai lo stesso, vinsi una menzione d'onore fuori concorso. Io poi dichiarai ovviamente di essere, insomma, di non poter partecipare, però mandai lo stesso perché la mia professoressa ha detto no, tu mandalo lo stesso, e quindi l'ho mandato lo stesso. Ma la cosa bella è che lì c'era un ragazzo che ha vinto il primo premio, ok? Che ha scritto delle cose incomprensibili, con delle parole che se le era andate a cercare probabilmente sul vocabolario. Caserta, Contea, Hobbit? Hobbit?
Contea? Wow, se veramente esistesse la Contea mi ci trasferirei. Avete sentito di quel gruppo di pazzi che si è fatto tipo, forse sono partiti dalle Marche, una cosa del genere. Sono arrivati al Vesuvio, hanno buttato l'anello dentro, in realtà non l'hanno buttato. Hanno buttato l'anello dentro il Vesuvio ed erano in cosplay, tipo l'hanno fatto quest'estate. Ragazzi, sono dei pazzi, andateveli a cercare. Si chiama My Hobbit Life. Fantastici, io penso di unirmi a loro. A scuola vado bene, ma non perché studio più degli altri, perché gli altri non studiano proprio. Buttiamola giù così. Ma lo sai anch'io alle medie ero così. Ero quella che studiava, gli altri non facevano niente, quindi spiccavo. Al liceo poi è cambiata la storia. Stanno facendo soldi con la pala. Sì, probabilmente sì. Però che bella impresa. Cioè, da fan io li stimo. E li stimo non poco. Guarda, ragazzi, l'acqua. E in montagna ci vuole l'acqua. Le piace, eh? Già. Questo sì che è stile. Non c'è più spazio. Va bene, metterò una sola. Pranzo al sacco, manco a pagarlo. Questo di certo non si trova in natura. Ok. Vabbè, insomma, che dicevo? Che questo tizio parlava tutto strano, ha vinto il primo premio. Tipo, tutti noi ragazzi normali ci guardavamo. Dicevamo, ma questo da dove è uscito? La mia professoressa faceva, ma come fanno a premiare uno che scrive solo difficile? Il contenuto è importante, non come è scritto. Vabbè, insomma, queste cose qui. E vabbè, ragazzi. No, ma se mi devo mettere a parlare di cultura, qua scappate tutti perché faccio la palla. Cioè, ieri ho avuto una discussione di 1 ora e mezza, 2 ore con il padre del mio fidanzato. Parlavamo della matematica, del concetto filosofico di linguaggio senza limiti, scientifico, quindi. Ci stava il mio fidanzato col telefono sul divano che ogni tanto ascoltava, poi è uscito tipo ha detto ipercubo perché non sapevamo come si chiamasse la quarta dimensione, il cubo a 4 dimensioni, ok? Vabbè, insomma, io ti stimo solo che qualcuno ha puntato un dito per fedeltà del romanzo. Non scappo tranquilla, adoro parlare di ste robe. No, ma pure io, guardate. Però non è, cioè, non se ne deve parlare su Twitch, quindi noi facciamo questa maledetta isola. Altri cespugli. No, ragazzi, sarà l'isola dei cespugli. Avete presente l'isola dei conigli? Ecco, però dei cespugli. Già. Sarà molto carina. Forse questo ce lo metto qua. No, in realtà qua non dovrebbe andarci perché poi non posso fare il simmetrico. E poi mi sento male. Va bene. Va bene. Ok. Fiori? Cultura, cos'è la cultura? A Napoli non ci sono queste cose. Noi abbiamo il sole, il mare e il colera. Il colera, perché il colera? Il mandolino. Vedi? Culo badile. Però dei cespugli. Ma andiamo a Berlino e. Sofia mi assume. Sofì mi assume. Sofia. Sofì mi assume. Sasso. Sasso. Un sasso. Vabbè, non resterà lì quello, dai. Non so di qua cosa farci. Vorrei metterci tipo una fontana. No, raga, ma sta venendo carinissimo. Mi piace nel complesso. Molto. Fiorellini, fiorellini. Fiorellini li mettiamo. Mi piacciono assai questi. I giacinti e i crisantemi. Adoro. Dai, come sono carini i giacinti, vi prego. Sta venendo un amore. Sono molto soddisfatta. Miki 50 bit. La berlinese vi saluta. Buon proseguimento. Ciao. Ciao Miki, grazie per essere passata. Avete anche Secondigliano, Le Vele, Scampia, Ciro Immortale. Ciro l'Immortale. E ovviamente Maradona. Certo che si gioca, certo. Tanno, noi ridiamo e scherziamo, ma io e il mio amico da piccoli siamo finiti sul serio in radio. Davvero? Io nel complesso disinstallerei il gioco, anzi riformatterei proprio il computer. Non è per computer e per Nintendo Switch. Buonasera, ciao amici, divertiti, a presto. Comunque, io non posso giocare al. Ragazzi, io non posso giocare al computer. Cioè, The Sims 4 lagga. The Sims 4, senza l'online, senza aggiornamenti, lagga. No, raga, non parlatemi di computer. No.
L'altro giorno c'è questo mio amico all'università che de deve per forza mettermi a giocare a LOL quando io ho detto no, ma lui ha iniziato a installarlo e ho detto ah fai pure, ci metterà 5 ore per installarsi, anche forse di più, forse pure di più di 5 ore. Dopodiché il gioco inizierà e laggerà terribilmente, quindi io ci sono ma sto giocando, ok? E sì, c'era un progetto che si chiedeva ai bambini com'era la radio e fu così che il mio migliore amico siamo finiti in radio. Che figo! Io sono finita in TV su Televomero a parlare col sindaco quando avevo 15 anni. Sì, 15 anni, fantastico. Mettiti davanti alla chiesa del tuo comune e fare l'elemosina, un computer lo compri. No, vabbè, cioè, arriverà ragazzi, col tempo uno raccoglie un po' di soldini e ce la fa. Penso che The Sims laghi pure sul mio computer che è un fisso. Vediamo il 5, ma lo sapete che uscirà The Sims 5? Avete visto qualche trailer? Vi consiglio di andare a vedere qualche trailer, ragazzi. No, le rape non ce le metto in giro perché se ne possono stare dove stanno. Vediamo se c'è qualcosa da esterno ancora, anche se non sdraio, però. Neanche questo mammozzo gigantesco. Non c'è qualcosa da esterno? L'auto. Questo è carino. I sassi. I sassi. Babbo Natale. I sassi. Ho il tè. Che bello. Non c'è una fontanella pubblica, tipo, no? C'è quella fontanella là che ho già messo. I classici giochi da donna. Oddio, che luogo comune, però è vero perché ci giocate. No, vabbè, ci sono anche tanti maschietti che giocano, tipo Dani, Christian. Mamozzo, esatto, Mamozzo, ragazzi. Mamozzo è il coso. Un Mamozzo, capite? Che sta là e ingombra. Mai provato quel gioco? The Sims 5 mi vogliono male. Già. Raghi, ma perché nella mia isola villager fanno le grigliate? Ma pure sulla mia isola i villager fanno le grigliate. Non ti piacciono le grigliate? Ah! Giustamente, giustamente. Babbo Natale, sa, esatto, le luci, coriandolo, lo so a memoria quel video, l'ho visto troppe volte. Perché distruggono l'ambiente e non rispettano, via, no. Perché devi fare come Emily? Cosa fa Emily? Questa non l'ho capita, rendetemi partecipe. Non ho capito perché ci sta questo. Svuota tasche per le chiavi. Why? Shock because. Libri no, queste cose sono troppo piccole. Vedi che c'erano altri cuscini. Non lo so, non c'è un pozzo, non c'è una cosa, c'è. Non sono d'accordo con questa cosa, ragazzi. Per niente. Potrei metterci un'aiuola. Potrei. Ah no, ma questi li ho messi alla fine, vedi? Ah, grande idea. Yay. No, forse proprio così devo fare. Ma sì. Facciamo riempitivi. Mettiamo delle cose a riempire. Per forza. Quando studi un po' di dizione così diventerai ultraprofessionale. No, ragazzi, io in realtà la dizione l'ho anche studiata perché ho fatto 3 anni di teatro. Però non credo sia necessario usarlo in live. Cioè, mi dovrei impegnare. Io voglio giocare. Mi devo soffiare il nasino. Non ho un fazzolettina. Sì, invece. Sì, ragazzi, io, cioè, so parlare in dizione se. A me sta troppo sulle scatole sta cosa che ti dà oggetti limitati per fare le case. Hai ragione, hai ragione. Io spero sia solo nelle prime fasi di gioco. Spengo un attimo il microfono. No, non è vero perché fa tipo un'interferenza. Aspettate. Va bene, allora. Ok, cadenza. Però non ce l'ho neanche esagerata io, eh. Cioè, me l'hanno sempre detto che si sente, ma non esageratamente. Cioè, ragazzi, se sentite parlare certa gente, normalmente, gente che
Non lo so. C'è gente messa peggio, diciamo. Cosa è potentissima? Cosa? Bimbi va a lavorare, il cavaliere vi adora. Vai in live, loca? Va bene, allora dopo magari ci vediamo con un raid. Grazie mille, come sempre, Tannoiser. Sei sempre pazzerella, come al solito. E ci vediamo. Ciao, ciao. Cosa è potentissima? Grazie ancora della sub, ma devo ringraziare io per le sub. Mannaggia. Va bene. Va bene, va bene. Un po' esagerato. A dopo. Oh, ma sono anche diverse, capito? La tua supercadenza sim 7 ottenu. Vabbè, ma quello, ragazzi, è perché si deve saper fare. Oh no, Ile dice che ha problemi con la live. Mi dispiace. Wow. Wow, piango. Mi dispiace un sacco. Ma non è super comunque, ragazzi. Anzi. Anzi. Però, qual è il problema? Non fa niente. Tanto non devo fare l'attrice. Guarda, è una vita che non faccio edizione. Tant'è che appena sono entrato nella tua live ho pensato, wow, che napoletana. Ah sì? Wow, raga, veramente. Si sente così tanto. Eppure. A me non sembra. Dai, vorrei finire questo lato di fuori. Però, raga, non c'è niente. Mannaggia. Un pozzo io lo volevo mettere. Allora, tra poco faremo un nuovo format. Che ne pensate? Lezione di dizione con Carla. Riprendo la mia vecchia dispensa. Chissà dove l'ho messa. Ma quando arriva l'Anakin's? Go! Sono le 11. Non c'è niente da fare. Non riesco a trovare una cosa che ci stia bene. Ah, vedi, questa stavo cercando. Vabbè, non fa niente. Nessun problema, comunque non è necessario. Semplicemente io sono un aspirante doppiatore, quindi capisco immediatamente. Ah, un aspirante doppiatore. Bene. Bene. Quindi sai che esistono. Quante vocali? Quante vocali ci sono? O aspirante doppiatore che non ha iniziato a studiare. Ho doppiato anche alcune voci nel remake di Holly e Benji su Italia 1. Davvero? Che figo, quali? Allora no, sei già affermato, insomma. Pensavo fossi più piccolo, lo sai? Invece per fare il doppiatore, cioè, quanti anni avrai? Boh. 7, bravo! Top! Ah sì, vabbè, dai, affermato. Glielo possiamo dire. No, io ho fatto 3 miseri anni. Con un'ora di dizione su 3 ore di teatro, ogni 2 volte a settimana, se non sbaglio. Quindi qualcosina l'ho imparata, ma non è che la sfrutto. Qualcosina mi è rimasta. Minchia, scusa, da quando avevo 12 anni. E allora sì. Io sono aspirante ricottina vegana dell'Eurospin. Mi vuoricerà a me? Esatto, vabbè, ma io non so chi siete, ragazzi. Allora, io penso che Animal Crossing sia un format per ragazzi di età di scuole medie, più o meno, scuole medie, insomma, giù di lì, e per altri adulti, io ammorbidente. Adoro. Comunque, quindi, in generale, io suppongo, mi faccio un'idea di voi, dico, potrebbero essere 13, 14 anni, 12 anni, capito? Sono un vecchio di 27 anni. Vabbè, dai, non ci passiamo così tanto io e te. Io ne ho 22 e ne devo fare 23 a maggio. Quindi non ci passiamo troppo. L'ho detto, per le mie misere conoscenze da 3 miseri anni di teatro, qualcosina di dizione la so, ma mi è rimasto, eh.
Tipo il fatto di dire mettere invece che mettere, capito? Queste cose qua. Ma sono cose piccoline. Vabbè, io penso di aver quasi finito la casa qua. Poi non voglio fare il mio solito horror vacui. Penso di lasciarla così. Questo lato è un po' bruttino. Però che ci posso fare? Niente. Non vi dico quando scherzo con il mio fidanzato sull'addizione. Ogni tanto facciamo tipo le sfide, no? Vi dico come si legge questo, come si dice questo. E lui prova a fare a aprire la bocca. Tipo per... fatemi pensare una parola. Non lo so. Mi verrà in mente. Tipo mente, ok? Di tenere tutte e due chiuse, quindi mente, ok? Io sono felice di dimostrare... di dimostrarne di più, sinceramente. Ragazzi, ma alle medie anch'io ne dimostravo di più. Poi uno smette di crescere. E i maschietti crescono tutti loro. Oh, se devo dirlo in dizione, loro. Quelle più difficili che non riesce a pronunciare, appunto, il mio fidanzato, sono quelle dove si alternano le stesse vocali, però prima aperta, poi chiusa. Però devo ricordarmi una parola. Mi deve venire in mente una parola. Che non mi viene. Ah, viene, per esempio. Non mi viene la parola. Viene. La prima aperta e la seconda chiusa. E brava, loro con la O chiusa. Sì, ma l'ho detto, io la studiavo la dizione. Se devo mettermi a parlare in dizione, non ci sono problemi per me, capito? 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 Se devo mettermi, devo mettermi a parlare in dizione. Un po' arrugginita. Però ci sta. Detto, ho fatto poco poco. Io ho fatto time travel perché avevo tutti i villager di... e adesso sono tutti meravigliosi e non so scegliere. Io penso che qualcuno li può... cioè... dovresti poter sfrattare. Io spero. Voglio sperarlo con tutto il cuore. Cuore. Di poter... A me ormai viene ultranatura. Vabbè, ma tu sei un professionista, voglio dire, cioè. Capitan Tsubasa su Italia 1. Cioè, sei in una delle fasce più ascoltate di tutti i tempi. Quindi è ovvio che ti venga naturale. Magari ci posso mettere una sedia a dondolo? Ci posso mettere una sedia a dondolo? No, ma basta, ya. Ma non faccio la tipa. Fuori? Fuori? No, dai, la smetto. Così. Ci sta. Perché le fa fare vallo via? Vallo, vallo via però. Va bene. Penso di poter passare all'interno. Qua ci metteremo di meno perché... ormai sei sotto esame. Vai, proponimi delle parole. Dai, è divertente giocare così, però. Siamo qui per divertirci. Vabbè, è classico. Molto easy. Si vuole allenare con la chitarra? Le mettiamo un angolino per allenarsi con la chitarra. Con un tappeto. Un bel tappeto. Non un tappeto di scrivo. Vabbè, io sbaglio 9 parole su 10. No, ma ragazzi, ma non... anzi, sapete una cosa? Mi disse la mia insegnante di dizione che sono più vicini quelli del sud, tipo, a parlare bene in dizione rispetto alle aperte e le chiuse, piuttosto che quelli che abitano al nord. Il foglio sugli scogli. La pronuncia degli E. Inizialmente, se non si riesce a fare la pronuncia degli E, così con gli E, scoglio, la mia insegnante ci diceva di pronunciare una doppia L, quindi all'inizio i più piccolini dicevano scoglio, scoglio con la L, scoglio. I più grandicelli tipo me facevano già scoglio. Com'era quello scioglilingua?
Guglielmo coglie Ghiaia dagli scogli, cagliandola fa in mar mille gorgogli. Una cosa del genere era. Molto simpatica. Che dite, ci metto il disco? No, è brutto. Anche se è stiloso, però è brutto. Infatti, la cosa peggiore dei napoletani, e Anto mi ha proposto questo foglio sugli scogli perché lo sa che i napoletani fanno scoglio sugli scogli, non fanno non appoggiano la lingua sotto. Il trabocchetto? Ma era figo l'arcivescovo di Costantinopoli. Che poi come la dico io dicono che sia sbagliata. Sbagliata, vedete? Mi sono tolto il foglio sugli scogli a 15 anni, ce ne ho messo per correggere. Eh sì. Ma è una cosa. È una delle cose peculiari, diciamo, dei napoletani. E dintorni. Napulegni e dintorni. Questo tappetino è troppo piccolo, l'altro era troppo grande. Come si fa? Come si fa? Sta arrivando all'Anakinsk. Tra quanto finisci, dice? Io direi che lo diremmo anche con la sh. Sco bra, scoglio, ci stanno alcuni che fanno sh proprio. Scuola, bra, scuola, quella scuola con la O, non scuola, con la O aperta, scuola, io scuola. Mamma mia, ragazzi. È divertente stasera, dai. Mamma mia, questo è troppo grande, cioè, collabora, collabora, please. Potrei mettere questo, però devo vedere un attimo. Allora. E il tatami? Ma perché il tatami? Che senso ha? Non ha senso. Allora, visto che è una casetta un po' in mezzo al verde. Beh, pure verde, mi sono tenuta verde. Devo bere, ragazzi, ho finito l'acqua. Non posso andare di là e lasciarvi. Non fa niente, dopo mi scolo 2 litri, giuro. Potrei fare questo. No. Inguardabile. No. La faccia schifata proprio. Scuola. Sediti bene, sì, grazie. Ehi, volevo fare un angolino carino. Perché non me lo permettete? Non dico a voi, eh. Osceno. No, è assurdo. Vabbè, questo. Per forza, devo fare così. Magari avvicino un po' le cose. Così. Se può fa. Comunque, sulla mia dispensa di dizione ci stavano una serie di scioglilingua bellissimi. Io ero diventata il maestro di scioglilingua, la maestra degli scioglilingua. Veramente, cioè, mi piacevano tantissimo. Piacevano, vedi pure questo, shh, piacevano. La C si dice sorridendo. È un altro trucchetto che mi insegnarono. Piacendo, sorridendo. Osceno? No, per niente. Mamma mia, un pugno nell'occhio. Mamma mia, ragazzi, non ce la fanno proprio su sto gioco. Ah, Valentino va? Ciao Vale, poi ti aggiungo gli amici. Non ti preoccupare, appena stacco ti aggiungo io come al solito pallina. Tu accettami, così poi ricominciamo a giocare insieme. Se hai bisogno di qualcosa, chiedi sul server, come al solito. Quando posso, ti aiuto molto volentieri. Mamma mia, muri della nonna. No. Ma non ce n'è uno buono. Graticcio. C'è questo muro a rete. Mamma mia, aiuto. Pessimo.
Volevo qualcosa con il legno. No. Questo. Per forza. È per forza. Va bene, vediamo di mettere quello. Com'è che si faceva? Leggimi un qualcosa in dizione. Scegli tu cosa. Una poesia, una filastrocca, un testo, qualche riga, qualcosa che conosci. Sentiamo. È una sfida. Accetto la sfida. Che leggo? Boh. È un libro? Qualcosa che conosco però. Che conosco? Posso dirti qualche scioglilingua di quelli che facevo addizione, ma ci vuole. Se vuoi. Se vuoi. Un libro, però, quindi non lo devo già conoscere. Una cosa a caso. Va bene, leggiamo una cosa a caso. Una cosa con parole non troppo difficili. Quindi non la rivoluzione incompiuta di Einstein, che non stavo capendo niente quest'estate, infatti l'ho interrotto. Ti leggo il libro di fisica. Non una cosa che conosco, cioè nel senso non è che l'ho letta mille volte. Non mi ricordo le cose che leggo tutte le volte. Una fiaba? Non ho un libro di fiabe al momento. Per esempio, no, il momento di un vettore applicato. Va bene. Vedremo più avanti che per alcune grandezze fisiche vettoriali, come la forza e la quantità di moto, è importante conoscere il punto di applicazione del vettore. Google. Quando tengo aperto OBS, però il telefono, hai ragione, leggiamo una fiaba. Non facciamo fisica, no. Bravo. Generazione Z, 22 anni, cresciuta con internet, già. Una fiaba. Una fiaba. Quella roba è troppo pesante, allora il piccolo principe. E dai, è troppo pesante in tutti i sensi. Qualche passo? Le 25 frasi più belle del Piccolo Principe. Un passo del libro di Harry Potter. Hai ragione, hai ragione. Anch'io amo Harry Potter, però sono in salone i libri di Harry Potter. Quindi non vado in salone. Leggo qualcosa del Piccolo Principe, va bene? Allora, perdonate, non sono molto allenata. Farò del mio meglio. Meglio. Gli uomini coltivano oltre 5.000 rose nello stesso giardino. E non trovano quello che cercano. E tuttavia, quello che cercano potrebbe essere trovato in una sola rosa o in un po' d'acqua. Ma gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare col cuore. Cosa appuntate? Oddio, nuovo format, potresti leggerci Harry Potter in live? No. 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 Perché se mi incespico con le parole, la fine. Potrebbe, hai ragione, potrebbe. Potrebbe. Io sai che facevo con i miei copioni di recitazione? Mi mettevo gli accenti sulle parole più particolari, più ragionate. Ma come faccio, raga? Devo fare pure la cosa di lettura. No, dai. Cioè, poi mi dovrei preparare, perché poi se mi interrompo, capito? Mi metto in soggezione a leggere davanti a tutti. Non lo facevo a scuola, lo faccio qua. Come si fa a fare il muro? Ah, il muro a 100, ecco, sta scritto. Hai visto? Hai trovato con chi divertirti? L'addizione con me. Adoro. No, questo è bruttino assai. Bruttarello assaio. Ci può stare? Io lo seguirei con enorme passione. Guarda, si potrebbe fare. Solo che non saprei. Non so. Sarebbe una live preparata perché, cioè, l'unico problema è che ogni tanto potrei fermarmi, tipo adesso, no? E non ho letto che c'erano i puntini di sospensione a rigo dopo. Quello è.
Se tu vuoi bene ad un fiore che sta in una stella, è dolce la notte guardare il cielo, ma no, non significa niente. Ah no, ok, ho capito cosa significa, ok. Oh, ma che belle queste frasi! Amare non è guardarsi in un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. Bellissimo. Ci sta ogni tot riga, ci si ferma e fai l'osservazione sul libro. Parli con i followers. Minchia, no, troppo bello. Vabbè, dai. Ci pensiamo. Si potrebbe fare. Pensiamoci. Ma non so al quinto quanta gente mi seguirebbe. Sai che il quinto. Al quinto molti, molti abbandonano, si fermano. Comunque sì, bello Harry Potter. Non dirò che non ho letto i libri, non lo dirò. No, sono in lista, a parte gli scherzi. Io purtroppo leggo solo in estate. E per adesso mi sto concentrando a leggere i libri di fisica perché voglio immergermi quanto mai in quello che sto studiando, quindi lascio la narrativa un po' in disparte. Penso ci sia un fantasma in camera, vabbè. Poi HP piace a tutti, questo è vero. Io li ho sia letti che sentiti da Pannofino, mamma mia. No, vabbè. Vabbè, essendo doppiatore, giustamente. Senti, se solo i grandi. È giusto così. Allora, questo ce lo metterei qui. Così per provare mentre suona, insomma. Mettiamo un pochino di mensole, qualche poster. Che dite? Un poster suo, giustamente. Un po' di musica perché lei suona. Una l'ha messa due volte, vabbè. Ho tutti gli audio. No, vabbè, raga. Un'altra cosa che vorrei fare è leggere, cioè se ascoltare gli audiolibri. Magari quando riprenderò a usare i mezzi pubblici. Ma sì, facciamole fare la narcisista. Allora. Che altro? Mettiamoci questo. Perché è pur sempre una casa di montagna. Nei mezzi è bellissimo ascoltare. Ho tutti quelli da HP, te li passo se vuoi. Oh, ma come sei carino! Me li potresti passare? Ma secondo te li trovo? O paghi 10 euro al piso su Audi? Non lo so se c'ho. Forse c'ha un. Una convenzione. Proprio il mio fidanzato con Vodafone. Che ogni tanto fa l'Happy Friday. Ed escono queste cose simpatiche. Quindi devo vedere un po'. O me li ascolto da YouTube. Non so se ci stanno. Vabbè, comunque non riprenderò i mezzi per un bel po' di tempo. Mia mamma è un po' contraria perché ha paura del Covid, quindi noi in casa evitiamo di prendere i mezzi, avendo a disposizione l'auto. È poco ecologico, lo so, vabbè, poi se siete di Napoli sapete anche che magari è pure meglio prendere l'auto. Mo', essendo stata a Milano per vari giorni, io poi non c'ero mai stata così spesso, cioè co per così tanti giorni, e purtroppo è un altro mondo. È proprio un altro pianeta. E sta a un'oretta di aereo, eh? Ed è un altro pianeta. Pazzesco.
Vergognoso, tra l'altro, per Napoli. Spero che Manfredi faccia qualcosa, vabbè, vedremo. Non facciamo i pallosi adesso. Allora, letto country, anche se non mi piace assai sto letto, quindi metterò questo che mi piace di più. Però non vicino alla porta, magari. Il comò, questo sì che è carino. Comodino, il comò è quello lungo. Quante cose da imparare in questo mondo. No, mi piace questo. Questo mi piace un sacco. Raga, questo penso sia uno dei miei mobili preferiti aggiunti. Veramente lo sto amando. Vabbè, questo non ce lo metto perché effettivamente è un po' bruttina. Ci mettiamo un tavolo di là? O una mini libreria? Sì, magari con i dischi della musica. Sì, ci mettiamo anche quello dei dischi della musica. Dove sta? Stava qua. Eccolo. No, rosa no. Giallo. Orrendo. Music, così. Ma no, mettiamoci questo, dai. No, lì, qui. Lo stereo. Ragazzi, manca uno stereo a casa di un musicista. Per forza. E poi io tendo sempre a mettere le cose. Su YouTube ci sono anche il problema che per riprendere da dove avevi interrotto. Mentre averle nelle MP3 è molto più comodo perché c'è un'app che si chiama Smart Audiobook che ti permette di mettere in pausa, equalizzare il volume e riprendere. Oh, che figo! Si può anche mettere il cellulare in blocco schermo. Interessantissimo. Poi mi informo un po', però ve l'ho detto, non sarà una cosa che accadrà nell'immediato futuro. Va bene, cosa ci manca? Abbiamo detto di dover mettere uno stereo. Quindi mettiamo lo stereo. C'era lo stereo. È un po' esagerato, però va bene. Di un altro colore che è veramente un pugno nell'occhio. Ecco qua. Un poco meglio. Anche se lo stereo antico non l'avrei messo. Sarebbe bello avere l'espositore per le chitarre. Sarebbe bellissimo. Però io le appoggerò qui. Tipo che lei se le scambia, le intercambia. Attaccate al muro, capì? Bellissimo, però non si può fare. Ok, sto scrivendo troppo. Ma non ti preoccupare, vedo che sono abbastanza silenziosi tutti. Alcuni sono andati a dormire, altri giocano, si rilassano, stanno nel chill. Io ragazzi, tra pochissimo spengo, ma veramente poco perché devo andare a dormire a casa del mio fidanzato perché è più comodo, insomma, per cose che devo fare domani, direttamente da casa sua. Non è che abitiamo lontano, eh? Il problema è che la mattina vicino a casa, cioè noi abitiamo a 5 minuti di macchina. Il problema è che vicino a casa mia, si blocca tutto la mattina. Visto che domani deve venire a prendermi il mio collega, altri studiano, esatto. Visto che domani deve venire a prendermi un collega. Non si imbottiglia nel traffico, quindi cioè abita più vicino a lui che vicino a me, quindi mi faccio trovare lì, capito? Infatti credo che spegnerò veramente a breve breve. Sì, il telefono verde. No, questo mi piace così. Io domani lavoro in smart da casuccia, bellissimo. Invidio un po'. No, vabbè, non è vero, a me piace andare all'università. Le metto la foto sua?
Ah, questo le piace. Ragazzi, penso di aver quasi finito qui. Io gioco, perfetto. Un giorno a settimana, massimo due in smart e gli altri in ufficio. Eh sì, e molti stanno facendo questa alternanza. Anche la sorella del mio ragazzo che siamo andati a trovare a Milano, e appunto proprio in questi giorni, anche lei ha fatto un po' e un po'. Cioè sta facendo un po' e un po'. Non c'è una luce. Attenzione. Non c'è una lampada. La metto a soffitto? Ah no, a soffitto ci sono i faretti. Quindi metterei una bella lampada tipo questa o questa. No, forse questa. Vediamo com'è al buio. Sapete cosa? Forse così è meglio. No, forse no. Non adoro. Così? Questa maledetta lampada. Ah, qui. Va bene. Io a Milano abito, se no. Col cacchio che lavorerei al sud. Mi sono allontanato da Scimmialandia. Piccola era City. Vabbè, dai. Giustamente lì ci sono le TV e queste cose. Quindi sì, si lavora. A Milano si lavora sempre. Si trova lavoro. Proprio ieri sono tornata da Milano. Che non è ieri, ma ieri. Però basta. Vabbè. No, la candela della nonna no, non ce la metto. Qualcosina da muro, ma niente di. No. Vabbè, ragazzi, io lascerei un po' così, che dite? Forse è bruttino, però. Non così tanto. Un tappeto? Giusto all'ultimo? Sbagliato. No, orrendo. Che dite? Carlo riscattato al contrario, al contrario. Oh no! Va bene. Ora si rallenta ancora di più la cosa. Mannaggia. Allora. Qua ti giuro, se tolgo qualcosa. No, oddio, oddio. L. Col doppiaggio sto combinando ben poco, nel senso. Se campo è grazie al mio lavoro vero, diciamo così, un lavoro noioso, molto noioso. Che fai? Se ce lo vuoi dire. Ah, ce l'ho fatta. Ah. Che dite? Io sono alquanto soddisfatta. Facciamo impazzire Carla parte 1, esatto. Io sono alquanto soddisfatta, anche se le chitarre le appoggerei su un tappeto. Io sono un amante dei tappeti, questo ho notato. Il gigolò non è vero, faccio il recuperatore del credito. Ok, non ho ben inquadrato. L'ho fatto! Ok, no. Mannaggia, ragazzi, voi e questo al contrario. Mannaggia a me quando l'ho messo. Scimmia, eh? Non lo so, ragazzi. Cioè, allora, io sto all'università.
Non mi interessa ancora il mondo del lavoro, quindi non saprei il recuperatore del credito per un'azienda, per una banca. Qual è il tuo ruolo? Che cosa fai? Mi faccio un'idea con quello che hai detto, ma non so. Perché sono piccolina, come dici tu. E quello che sollecita i pagamenti per diverse mandanti, possono essere finanziamenti, forniture, noleggi. Questo sì, ma è per un'azienda nel senso. O per una banca, capito? Cioè, finanziamenti magari per una banca, forniture, un fornitore, noleggi, magari auto e queste cose qui. O anche attrezzature per cantiere, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò ho capito, io volevo inquadrare perché sono curiosa. Ma un altro tappeto giallo non si può guardare. In pratica, se non paghi, sono autorizzato a contattarti e a minacciarti. Questo è bellissimo. Sì, ho capito. Posso cambiarli, saranno passati 5 minuti. Ecco tutto. Sì, vabbè, l'avevo capito. Questo l'avevo capito. Va bene, ragazzi, io lascerei così, non mi ha molto ispirato purtroppo questa preparazione. Non è stata di mio gradimento, però non fa nulla. Ma sì, un po' alla Soul. Lavoro un po' noioso, ma mi sfama. Eh sì, immagino, immagino. Non è facile. Vabbè, credi sempre nei tuoi sogni. Ma non è una 22enne che te lo deve venire a dire. Ma sì, vestiamola così, un po' stilosa. Ehi, aggirati, mamma mia. Vai. Non indebitarti, potrei contattarti. Mai nella vita. Oh no, che succede? Aspetta un secondo, cosa? Aiuto. Raga, io devo chiudere per forza adesso. Aspettate un attimo, sto scrivendo. Ragazzi, io non sapevo che questo voleva parlarmi. Vabbè, insomma, questa è stata la preparazione. Poi nei prossimi giorni faremo altre giocate di Happy Home, se volete. E io direi che vi è arrivato il momento di salutarci perché devo assolutamente preparare lo zaino e andarmene. Perché altrimenti poi faccio tardi e mi addormento tardi e mi sveglio stanchissima. E non posso svegliarmi stanchissima perché domani mi aspetta una bella giornata intensa all'università. Quindi io penso che vi saluto. Buonanotte, buono studio e buona serata a tutti gli altri spettatori. Anto, mi ha fatto piacere conoscerti. Abbiamo fatto una bella conoscenza, una bella chiacchierata. Mi ha fatto piacere. Va bene, ragazzi cari, allora, come sapete io in genere stream un giorno sì e un giorno no, nel caso vi avviso quando posso streamare, quando non posso farlo. Che carina, Magreti, grazie a te per essere stata. Sì, come abbiamo promesso, andiamo da Lady Locca perché Tannhäuser è venuto qui a far casino, quindi è il minimo. Quindi andiamo da Lady Locca, se vi fa piacere. Dovrebbe essere in live, vediamo se è in live. Ed è in live, quindi va bene così. Va bene, ovviamente ragazzi io chiacchiererò 2 secondi, dirò vabbè faccio il raid, vado perché devo studiare.
domani. Va bene, non vedo l'ora di assaggiare questi. Va bene, ragazzi, grazie di tutto a voi. Io intanto parto già scrivendo tutte le cose per il ride, perché il computer ci mette una vita. Ok. Ho messo il trattino basso? Sì. Perfetto. Va bene, ragazzi, aspettate, c'è un messaggio. Chi è che mi ha whisperato? Ho un invito da Bruschetta. Ok, va bene, poi me lo leggo. Se no fa le fine della signora di Torre Annunziata. È bravo. Ah, già visto un rumore? No, vabbè, quella era un'altra, però si parlava sempre del palazzo. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me stasera e ci vediamo domani. Non penso di poter partecipare alle vostre live pomeridiane perché sarò in università. Purtroppo non posso partecipare. Però, lo sapete, volentieri vi seguo poi se sono a casa, soprattutto ora che è finito il periodo degli esami, devo solo studiare, quindi posso stare un po' più rilassata. Va bene, quindi noi ci vediamo molto probabilmente dopodomani. E a quanto pare giovedì, se accetto questa cosa, giovedì su da Bruschetta, forse, vediamo, devo ancora leggere tutto, però insomma ho letto giovedì, ospite, se vuoi partecipare, quindi mo vediamo un po'. Poi ve lo farò sapere sicuramente. E io vi auguro una buona notte a tutti, una buona scuola domani, buono studio, non vi riducete all'ultimo come oggi con i compiti, soprattutto lo dico a voi che state alle medie, che state a scuola, fate i bravi. E va bene, con questo vi saluto, faccio partire il ride, che sapete sempre qualche secondo di attesa, devo fare. Canale destinato a un pubblico adulto, mi raccomando, salutate Loca. Ah, è arrivato anche Alanagins che ci guardava dal suo alto castello. Va bene, ragazzi, ci vediamo sempre dopodomani con una live, penso sempre su Animal Crossing, magari facciamo qualche altro incarico, sperando che ci siano incarichi più interessanti. Con questo vi ringrazio tutti per la live, per le donazioni. Se questo canale crescerà sarà solo grazie a voi. Se potrò streamare in HD sarà grazie al computer e quindi grazie a voi. Va bene, ci vediamo dopodomani, ma ci vediamo soprattutto sul server. Mi raccomando, non spammate troppo, soprattutto quando siete al lavoro, a scuola, eccetera, eccetera. Per il resto del tempo potete contattarmi per tutto, per fare due chiacchiere, per propormi quesiti di matematica, insomma, qualsiasi cosa. Quindi ragazzi, grazie ancora e buonanotte a tutti. Ciao ciao, andiamo a fare il ride. Ciao! Raidiamo, raidiamo. Dai che funziona, vai. Oh, andiamo. Ciao!